Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su YouTube per fare una parodia, una semplice parodia, non è una presa in giro o qualunque altra cosa, di uno scherzetto così tanto per fare, di dei barbieri indiani, di questo particolare barbiere che fa un massaggio tranquillo a una persona, qualcuno di sua conoscenza. Andiamo a vederlo assieme, a commentarlo. Allora, vediamo che questo barbiere inizia a spruzzare dell'acqua sopra la testa a questo individuo. Non so perché fa così. E massaggia il tutto. Lo massaggia tranquillamente. Ok, finora non vedo nulla di preoccupante. Ora inizia a guardarlo in modo strano. Beh. Ora inizia a colpirlo. Can't he see I've got him covered? Sure. Hey. I ain't blind. Duramente. Lo inizia a colpire duramente in testa. Ah, anche il colpo finale gli ha dato. Sarà una combo di Tekken. Ma che intenzione avrà questo barbiere? Guardate le facce, ragazzi, guardate le facce. Forse gliela vuole staccare questa testa, non si sa. Lo sta spremendo per bene, come quando ti fanno la pulizia del viso e ti spremono tutto. Sembra belle palmate. Ah, si abbassa anche i baffi, ragazzi. È pronto. Secondo me è l'inizio di una combo fatality. Lo sta spremendo per bene. Ragazzi, ora glielo morde. Ragazzi, dalla faccia. Ragazzi, lo sapevo. Lo va a mordere. Lo vuole mordere. Lo vuole mordere. La sta mordendo. Lo manca poco. Vuole mordere l'orecchio. Si salverà questo ragazzo? Secondo me non si salva. Secondo me è spacciato. Dalle espressioni sembra molto più incazzato di prima. È pronto. Se lo vuole mangiare. Se lo vuole mangiare quell'orecchio, lo so. Guardate, è pronto a gustarlo.
Lo guarda per bene, qua lo massaggia, o quando massaggiano il pollo prima di mangiarselo. Prima di cucinarlo, volevo dire. Ecco, ora si sta preparando. Ecco. Ah, l'ha ucciso. Tipo Metal Gear Solid, quando ci vado dietro e gli rompo il collo. Guardate la faccia, ragazzi, guardate la faccia. È pronto. Che cosa gli farà? Lo sapevo, è morto. È morto, ragazzi. Ragazzi, è finito il video. Ragazzi, è sopravvissuto. Vede se è rimasto ancora l'osso. Ecco, dice ancora c'era un poco. Rompiamoglielo tutto. Guardate la faccia, ragazzi. Ragazzi, guardate. È felice di avergli rotto tutte le ossa del collo. Mi sta preparando, lo vuole uccidere di nuovo con una mossa di jiu-jitsu. Gli voleva staccare l'orecchio. Secondo me questa è una nuova arte marziale per veramente da killer, come Krav Maga. È una nuova arte marziale. Ecco, stacchiamogli per bene l'orecchio, ecco. Fatto con amore. Massaggio fatto con amore, ragazzi. Ecco, lo voleva uccidere, come avevo detto. Gli vuole tagliare la gola ora. Prima il collo, ora la gola. Non so perché sta facendo così. Forse lo vuole comprimere fino ad ucciderlo. Lo vuole comprimere, ragazzi. Lo sta comprimendo. Non mi sorprenderei se ora prenderebbe un coltello o qualcun'ascia. Guardate la faccia, ragazzi, guardate la faccia. Vuole dare un pugno. Ecco. Ecco, lo sapevo. Ti vuole distruggere le dita. Siete presente a Outlast? Quando c'è il dottore che gli taglia le dita al protagonista. Ecco, lui vuole fare lo stesso. Lui
Lui non è il dottore di Outlast, è il barbiere di Outlast. È il barbiere di Outlast. Guardate come fa, guardate come fa. L'ho detto, è il barbiere di Outlast. Io lo sto girando il... Lo vuole distruggere. E lo vuole rompere. Oh no. Lo sto girando e poi... Oltre a picchiarlo nel frattempo. Eccolo, picchia. E questo è rotto anche. Oltre al collo, rompiamo anche il braccio. A pugni. E gliel'ha rotto anche questo. E si compiace. Ora lo colpisce e lo impasta. Lo sta impastando, ragazze. Lo sta impastando e colpendo. Come si fa il pane in pasta? Lui sta facendo con questa persona. Lo sta impastando, continuando a impastare. Lo impasta e lo gratta, ragazzi. Lo impasta e lo gratta. L'ho detto che era Kenshiro lui, a parte delle 7 stelle di Wudo. Sta pestando praticamente. Ecco, ora lo sto suonando come un gambè. Ragazzi, è anche musicista, lo sto suonando come un gambè. Va a ritmo. Sta facendo una magia. Che cosa vorrà fare? Prende pugni le nocche. Sarà dolorosissimo. Ecco. Guardate lo sguardo. Si sta preparando qualcosa di... Ah, la fatality. Gli ha fatto la fatality. Lo sapevo. La fatality questa, eh. Ragazzi, iscrivetevi al canale. Se vi piacciono i miei video, mettete un like. Questa è un'altra parodia che sto provando a fare. Ci vediamo al prossimo video. A presto.